Oggi siamo qua anche come Veneto, come Vicenza, proprio a testimoniare l'importanza delle infrastrutture nuove, compreso appunto la TAV, e a portare la nostra solidarietà al Comune di Torino, alla Regione del Piemonte, perché credo che la TAV sia uno di quei punti che possa unire la nostra nazione e favorirla nelle relazioni anche con ovviamente le nazioni che ci confinano. Venaria è presente alla manifestazione SITAV nonostante il nostro sindaco Falcone sia stata presente alla manifestazione No TAV dell'8 dicembre con gonfalone e fascia. Avremmo voluto che ci fosse una rappresentanza del comune anche alla manifestazione SITAV, perché un sindaco è il sindaco di tutti, SITAV e No TAV, e come tale deve essere presente in entrambe le occasioni. Venaria, come abbiamo già detto e ripetuto più volte, non ha mai approvato un documento dove si dichiari in maniera palese che è No TAV. Abbiamo chiesto più volte questo, almeno c'era una posizione netta e chiara da parte dell'amministrazione. Venaria non è No TAV, lo dimostriamo oggi con la nostra presenza. Abbiamo qua in piazza molti cittadini venariesi e per questo motivo ripetiamo più volte, come abbiamo già detto anche in Consiglio Comunale, come la scelta del sindaco sia stata inopportuna. Siamo qui per dire sì a questa quest'opera, crediamo che sia un'occasione per il nostro paese e siamo qui per dire a gran voce sì alla TAV. È una manifestazione dove c'è tanti cittadini normali, tante associazioni di categoria, cioè tante di quelle persone che la mattina si rimboccano le maniche e mandano avanti questo grande paese. Ci sono tantissimi partiti che la pensano politicamente in modo diverso, anche su fronti opposti, che però ragionevolmente ritengono che la TAV sia un'opera cominciata e da finire e che la TAV sia anche il simbolo di una politica che deve modernizzare finalmente questo paese, a cui non possiamo abdicare per senso di responsabilità. Bene che ci sia così tanta gente anche di colori diversi. Se servirà un referendum faremo un referendum, ma ripeto, credo che la politica debba assumersi la responsabilità di scegliere. Nel programma elettorale di Giovanni Toti in Liguria c'era che volevamo fare le grandi opere, credo che nel programma elettorale di tanti candidati sindaci, di tanti candidati governatori delle prossime elezioni che si svolgeranno in questa regione ci sarà chi vorrà fare la TAV e chi non vorrà fare la TAV. I cittadini avranno modo di scegliere, è un'opera già decisa, bisogna finirla anche con il malvezzo di questo paese di continuare a rimettere in discussione le nostre scelte perché le ha fatte qualcun altro e magari le si è usate surrettiziamente in campagna elettorale per prendere qualche voto in più. Non si costruisce così un paese, non si tiene così l'Italia a essere la seconda potenza manifatturiera d'Europa.